Puoi alzarti in piedi. Se non puoi, fatti aiutare dalla persona accanto a te. Che la Bibbia dice quanto è importante avere persone accanto a noi che ci possano rialzare quando non abbiamo la forza di rialzarci. Amen. E questo è il valore della Chiesa, questo è il valore della comunità, della fratellanza, della famiglia, qualcosa che è insostituibile, un dono straordinario che Dio ci ha donato. Ed è per questo che Dio si muove in mezzo alle lodi del suo popolo. E quindi questa mattina lo vogliamo invitare, sapendo che già Lui è qui, ma attraverso l'intimità con il suo popolo, con i suoi figli, Lui si muove. Dì alla persona accanto a te: Dio questa mattina si muoverà. E Signore, ti vogliamo ringraziare per questo nuovo giorno che tu hai preparato davanti a noi, che non è lo stesso di ieri, non è lo stesso di domani, ma è un giorno fantastico che tu hai preparato per noi, un giorno che noi dedichiamo a te. Ti vogliamo invitare, dolce e meraviglioso Spirito Santo, a manifestarti, a muoverti in mezzo a noi. E nel nome di Gesù, ogni pensiero, ogni ragionamento che ci tiene lontano dal ricevere la benedizione di Dio, nel nome di Gesù deve andare via ora, nel nome di Gesù. E Signore, vogliamo predisporre il nostro cuore a ricevere la tua impartizione, a ricevere la tua unzione, a ricevere un tocco sovrannaturale nella nostra vita. E ti vogliamo lodare e benedire con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù. Amen e amen. Che ho detto inutili, tutto l'aiuto che non ho voluto, e mi allontanavo da te tutte le volte che ho fatto finta di niente senza cercare te. Ora comprendo che senza te è tutto inutile. Ho bisogno, ho bisogno. Dichiaralo ancora. Ho bisogno di te. Oh, ho bisogno di te, Spirito di Dio. Oh, in tutti i miei silenzi non ti sei mai allontanato da me. Nonostante i miei no, hai continuato a credere in me. E basta solo una parola e tu riempi la mia vita con una sola parola. Tu mi porti alla vittoria perché sei sei leone di Giuda e ruggisci dentro me. Io credo nel leone di Giuda, Gesù il leone di Giuda. Che c'è nel tuo cuore, in tutti i miei silenzi non ti sei mai allontanato da me. Nonostante i miei no, hai continuato a credere in me. Basta solo una parola, sì, con una sola parola mi porti alla vittoria. Hey! Tu sei leone. Oh,
sei la mia gioia, oh Dio, tu vivi dentro me, vivi dentro me. Trasformato la mia vita, quando pensavo fosse finita, hai cancellato la parola morte ed hai creato la vita. Ogni giorno mi doni un sorriso, perché ridere è parte di te. Tu sei il leone di Giuda e reggisci per me. Hai trasformato la mia vita, quando pensavo fosse finita, hai cancellato la parola morte e l'hai creato la vita. Ogni giorno mi doni un sorriso, leone di Giuda, hai trasformato la mia vita, quando pensavo fosse finita, la parola morte, hai creato la vita, ogni giorno mi doni un sorriso, sei il leone di Giuda. Guarda la persona accanto a te, sorridi e digli: il leone di Giuda abita in te. Più forte al re dei re, al leone di Giuda, colui che non ha paura di niente, colui che ha sconfitto la morte. Gesù Cristo è vivo! Guarda la persona accanto a te ancora e gli dici: stai sorridendo? Sorridi. È impossibile che in Dio ci sia tristezza. È impossibile che in Dio ci sia depressione. Lui ha messo il suo sorriso in noi, la sua gioia in noi. E quindi di alla tua anima, anche se è afflitta, diglielo: anima mia, gioisci. Anima mia, benedici l'Eterno, poiché Lui mi ha trasformato. Lui mi ha cambiato. Ha trasformato la mia vita, quando pensavo fosse finita, hai cancellato la parola morte. Ogni giorno mi doni un sorriso, tu sei il leone di Giuda. Hai trasformato la mia vita, quando pensavo fosse finita, hai cancellato la parola morte ed hai creato la vita. Ogni giorno mi doni un sorriso, Lui ti dona la sua gioia questa mattina. Canta: hai trasformato la mia vita, hai trasformato la mia vita, quando pensavo fosse finita. Shit.
su il leone di Giuda. Tu sei il leone di Giuda. Oh, tu sei il leone di Giuda. Oh, io credo, credo nel leone di Giuda. Oh, Gesù il leone. Ruggisci questa mattina, ruggisci, alza la tua voce contro ogni circostanza. La presenza di Dio è capace di trasformare, di cambiare le circostanze. Potresti entrare triste, potresti entrare qui con dei problemi, ma quando la sua presenza si manifesta, tutto cambia. Alza le tue mani questa mattina insieme a me e dillo: Spirito Santo, voglio la tua presenza in manifestazione. Sappiamo che Dio è onnipresente, ma non si manifesta ovunque. Ma noi sappiamo che Lui si manifesterà questa mattina. Chiudi i tuoi occhi, connettiti col cielo. Adoralo. Non aspettare che inizi un canto. Apri la tua bocca, apri il tuo cuore. Dedica un canto allo Spirito Santo. Sei tu, non c'è nessuna.
voglio cantare, non c'è nessun altro. Tu sei la mia gioia, sei la mia pace, il motivo del mio canto sei tu. Non c'è nessun altro per cui voglio cantare, non c'è nessun altro che voglio adorare. Voglio adorare solo te, voglio adorare solo te. Tu sei la mia gioia.
sei il motivo del mio canto. Tu sei il motivo per cui io sono qui. Tu mi ami e nessuno mi ama come te. Ecco, tu sei qui. Anche se ho provato a nascondermi, ma stare lontano da te, ora comprendo che è inutile. Tutto ciò che attorno a me, rimango vuoto, insoddisfatto, sì, che piegare le ginocchia è la soluzione. Pure tu sei pronto ad aspettarmi, grazie perché ci ami ancora, grazie perché nessuno è come te, tu non ci deludi mai. Vogliamo conoscere di più del tuo amore, Spirito Santo, manifestati di più, rivelaci quanto il Padre ci ama. La tua presenza.
tua presenza. See you.
che noi. E se invita la vita, benvenuto Spirito di Dio, inonda, ci riempi la tua, inonda Spirito Santo, inonda questo luogo, inonda i nostri cuori. Applauso per Gesù. Lui è qui. Lui è qui con noi. E noi ti lodiamo. Noi ti innalziamo. Ti glorifichiamo. Perché tu sei il nostro Re e il nostro Signore. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Potete accomodarvi. Vogliamo continuare a rimanere in questa atmosfera di adorazione per offrire al Signore. Prendi in mano la tua offerta. Sapete, quando noi doniamo a Dio, stiamo mettendo in pratica un principio spirituale, che quando tu semini, per certo raccoglierai. E quindi quando noi seminiamo per fede, noi per certo per fede raccoglieremo. E Signore, noi vogliamo presentare questa offerta, la vogliamo dedicare a te per l'avanzamento del tuo regno, nel nome di Gesù. Amen. Tu sei la mia passione.
correrò, non mi affaticherò. Questo canto è tanto antico ma tanto bello. Ci dice quanto è importante correre per Lui e fare il percorso che Lui ha stabilito per noi. Quante persone sono qui per la prima volta? Se sei qui per la prima volta, puoi alzare la tua mano. Abbiamo un dono per te. Se sei qui per la prima volta, alza la tua mano, non essere timido, ok? Là ci sono delle persone, tenete la vostra mano alzata, tenetela alzata, che c'è un regalo per voi. C'è un regalo per voi, gli sceriffi sicuramente lo consegneranno velocemente. Tenetela alzata, tenetela alzata. Dio vi benedica, benvenuti, questa è la nostra casa e desideriamo che possa essere, possiate sentirvi a casa. Prendo qualche istante per dare qualche avviso, solo per ricordare che mercoledì 27 avremo una serata di lode e di adorazione qui in chiesa. Air Cry of David, con la presenza del pastore Mirko Rosato, Jacopo Emanuela e Gateway Center for Israel. A motivo di questa serata gli studi sono sospesi, quindi tutte le classi di studio tranne la scuola biblica, dì alla persona accanto a te, tranne la scuola biblica, ok, sono sospese, quindi potete essere presenti qui. E poi oggi è un giorno di festa perché abbiamo delle dedicazioni. Quindi ragazzi, no, non ve ne andate, non ve ne andate, c'è il canto delle dedicazioni. E possiamo invitare qua davanti Alicia di Andrea e Deborah Runfolo, Aurora di Angelo e Sara Zito, Christian di Dario e Sara di Caccamo, Cristel di Davide e Noemi Castelli, Edoardo di Giuseppe e Alessia Marino, Gioia di Carlo e Sefora Cimino, Leonardo di Gabriele e Chiara Alicata, Michele di Girolamo e Luana Campora, Salvatore di Roberto e Antonella Faia, Sara di Emanuele e Piera Tarantino. Venite, venite, mettetevi tutti qua. La Chiesa cresce in tutti i modi, anche attraverso le nascite. Nel frattempo i ragazzi fanno il canto di dedicazione. Non devo cantare io, quindi mi sposto. Dio ti ha donato a noi e siamo grati a Lui, e quanta gioia c'è pensando a ciò che sei. E quando crescerai, la tua vittoria avrai, sarà il Signor tuo Dio e tu non fallirai. Wow. Mentre io li guardavo, vedevo un'armata che si sta preparando per poter servire il Signore. Amen. E voglio, sapete, in mezzo a tutti noi ci sono sempre delle straordinarie testimonianze di quello che Dio fa. E anche qui, in mezzo a questi bambini, ci sono delle meravigliose testimonianze di quanto Dio è fedele, di quanto Dio è straordinario e potente da poter fare dei grandi miracoli. E gioia è un miracolo, in quanto tutti i ginecologi avevano detto che al 99% la bambina era malata, spingendo la mamma all'aborto. E precedentemente alla gravidanza Dio aveva parlato, e sappiamo che ciò che Dio dice, quello è.
Quindi per fede ed ubbidienza e sottomissione abbiamo messo tutto nelle mani di Dio, e in tutta la gravidanza hanno avuto mille no, ma che non hanno fermato il sì di Dio. Oggi Gioia è in mezzo a noi, sana, perfetta, è una guerriera di Dio. Roberto e Antonella non potevano avere figli, ma perché Antonella aveva dei problemi alle ovaie e consigliavano la fecondazione assistita, ma Dio è intervenuto ed è nato Salvatore. Dio è buono sempre. Noi dobbiamo restare fedeli a quello che Lui ci dice. Quando noi rimaniamo fermi e fedeli sulle parole che Dio ci rivela, Dio si manifesta sempre. Amen. E allora voglio chiamare l'Apostolo per poter pregare per questi bambini. Prova, prova, sì. Intanto vogliamo sapere chi sono i bambini delle testimonianze. Fatele alzare un attimo, mettetele più in alto così tutti li vedono. Quelli delle testimonianze, eccolo là. E poi Salvatore, dov'è Salvatore? È lui Salvatore. Amen. Allora siete, vi siete messi proprio accanto, benissimo. State là. Ora vi chiedo di alzare le mani verso di loro, verso questi bambini. Voi immaginate il giorno che Gesù fu dedicato? Ci fu una parola profetica dal vecchio Simeone e Anna. E voi immaginate il giorno che l'Apostolo Paolo è stato dedicato? Chi se lo poteva immaginare che in quel piccolo bambino Dio avrebbe depositato tutta la teologia del Nuovo Testamento e sarebbe stato uno degli uomini più influenti dell'umanità in tutti i tempi? Voi come genitori dovete avere sogni grandi per i vostri figli e inculcare il timore di Dio fin da piccoli, perché voi, i bambini che Dio vi ha dato, ve li ha dati perché hanno un proposito divino. Voi siete solo i custodi, ma i figli sono del Signore e difatti sono di passaggio, poi se maritano e se ne vanno. Noi non siamo i proprietari, siamo gli amministratori. Dio ce l'ha affidati perché c'è un piano che Lui ha per loro, devono fare la volontà di Dio, devono portare frutto per la sua gloria. E i vostri figli hanno avuto la grazia di nascere in una famiglia dove c'è il patto con l'Eterno. Quindi entrano già nella benedizione del patto, perché Dio il patto non l'ha fatto solo con i genitori, ma con i figli dei propri figli. E quindi loro hanno questo grande privilegio. E quindi noi vogliamo ora pregare che Dio vi dia la sapienza, l'intelligenza, la capacità di non fare gli errori che i vostri genitori hanno fatto con voi, non li ripetete con i vostri figli, perché Dio vi darà una sapienza così grande che inculcherete l'amore di Dio e la grazia di Dio fin da piccoli e il timore dell'Eterno fin da piccoli, così che loro saranno pronti ad adempiere il piano di Dio. È caduta una scarpa. Allora chiedo ai papà, dove possibile, perché vedo che ce ne sono alcuni che ce ne hanno più di uno, quindi non è possibile, che potete alzare davanti al Signore i vostri bambini. E tutta la Chiesa alza le mani e li benedice. E Padre, noi veniamo nella Tua presenza e benediciamo chi è alzato e chi invece già è più grandetto e non ha bisogno di questo. E Ti chiediamo che la Tua mano potente sia su di loro, perché loro possano ricevere la Tua benedizione, la Tua grazia, i Tuoi favori divini, la salute divina sulla loro vita. E Ti chiediamo per sapienza soprannaturale per i genitori, Signore, affinché li sappiano fare crescere nel Tuo santo timore, e che questi bambini, Signore, loro siano i custodi del proposito che Tu hai dato a loro, e che possono capire fin da piccoli qual è il proposito che Tu hai dato, il dono che Tu hai dato, la chiamata che Tu hai dato, e che loro possano, Signore, indirizzarli ad essere servi dell'Eterno, per poter dire, come ha detto Giosuè, quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno.
e noi ti diamo tutta la gloria e tutto l'onore e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen e amen. Qua c'è una futura generazione che farà cose grandi per Dio, perché negli ultimi tempi Dio aumenterà la conoscenza. Quindi loro partiranno con la conoscenza, e il messaggio di oggi loro non lo possono capire oggi, però voi lo capite e glielo inculcate. Fate un applauso a tutti loro, Dio vi benedica, felicitazioni. Potete tornare ai vostri posti. 11 famiglie. Cioè già potremmo fare un'altra chiesa, solo chiesa. Alleluia. Ma poi che belli questi bambini. Nascono tutte biede. Sembra che sono nati tutti a Bellinzona. Brutti in zona non ne abbiamo, solo Bellinzona. Allora ci vogliamo alzare, cari, davanti alla presenza di Dio. Mamma mia, stracolma la chiesa, non c'è un buco. E mentre noi siamo qui, tante altre missioni si stanno celebrando le lodi al Signore, si sta predicando la sua parola. I tempi sono propizi e vogliamo benedire il popolo di Dio, il corpo di Cristo. Abbiamo un grande ruolo in questo tempo, perché il bisogno è grande e dobbiamo predicare la parola a ogni creatura. Così alziamo le mani e chiediamo al Padre, nel nome di Gesù, per mezzo dello Spirito Santo, di aiutarci. Padre, abbiamo bisogno di te. La tua parola è stabile nei cieli. E noi, Signore, qui sulla terra viviamo momenti a volte di grande instabilità e abbiamo sempre bisogno di accostarci alla stabilità della Tua parola e del Tuo patto. E ti chiediamo di darci la grazia, per mezzo dello Spirito Santo, di rivelarci la verità che rende liberi. Ti chiediamo che la Tua unzione sia su ogni persona e che la rivelazione possa portare libertà e stabilità e fermezza in tempi come questi, perché quelli che ti conoscono faranno prodigi, faranno prodezze. E noi vogliamo preparare una generazione che farà prodezze per te e si racconteranno le tue meravigliose opere e la tua gloria. Noi ti offriamo tutta la lode e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen e amen. Accomodatevi. Questa mattina parleremo perché è stato necessario che Dio abbia fatto un nuovo patto. Domenica scorsa abbiamo avuto la cena del Signore e abbiamo dichiarato che Gesù è venuto per stabilire una nuova relazione con Dio. Abbiamo parlato del patto con Abramo. Abbiamo parlato della teologia relazionale e oggi vogliamo ribadire alcune cose e approfondirne altre e spiegare perché c'è stato bisogno di un nuovo patto. Stavamo parlando della teologia relazionale. Gesù è venuto per fare in modo che potessimo avere un rapporto personale con Dio, perché abbiamo detto la volta scorsa che lo scopo dei patti, Dio non può fare un patto se non c'è una relazione, e il patto fortifica la relazione. Quindi dobbiamo oggi spiegare perché è stato necessario che Dio facesse in modo che l'antico patto, lui stesso l'ha detto, potesse essere sostituito da un nuovo patto, adempiuto e sostituito da un nuovo patto. Ora, il patto è il modo come Dio si relaziona. Dio non si relaziona fuori dai patti. Questo dobbiamo saperlo, perché questo è molto chiaro nella parola di Dio e molto chiaro nella scrittura. Quindi dobbiamo capire che
noi gentili eravamo fuori da ogni patto e da ogni promessa, quindi non avevamo nessuna legalità di una relazione personale con Dio. Ora, questa mattina vogliamo guardare un momento particolare che ha cambiato la storia dell'umanità per sempre. E lo possiamo vedere quando Gesù muore sulla croce. E lo guardiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 19, verso 30. Cosa avviene? Quando Gesù ebbe preso l'aceto, e questo ha adempiuto una profezia che era scritta nel Salmo 69, dove ha detto: mi hanno dato dell'aceto, ho avuto sete, mi hanno dato dell'aceto. Questo si è adempiuto, lui gli hanno offerto l'aceto e disse: è compiuto. Nel testo greco è tetelestai, e chinato il capo rese lo spirito. Questi sono gli ultimi momenti di Gesù qui sulla terra, quando ha consegnato il suo spirito al Padre. Quindi lui è venuto con una missione, adempiuto questa missione e ha dichiarato: è compiuto. Nel greco tetelestai, che è molto più grande il significato rispetto a quello che è il significato in italiano, significa: ho fatto qualcosa che ha adempiuto il passato, che è valido al presente e che durerà nel futuro, perché il tempo del verbo nel greco dice esattamente questo. Quindi quando noi leggiamo che Gesù ha compiuto qualcosa, ci facciamo la domanda: quando ha detto che ha compiuto, cosa ha compiuto? Ora, persone hanno pensato che Gesù ha compiuto l'opera di redenzione, ma questo non è così, perché l'opera di redenzione completa è stata compiuta quando è sceso lo Spirito Santo. Solo quando lo Spirito Santo è sceso, l'opera di redenzione è stata compiuta. Qui Gesù ha compiuto il patto mosaico, perché non poteva stabilire un nuovo patto se prima non chiudeva il precedente. Quindi Gesù ha dovuto compiere il patto precedente e poi abolire quel patto e stabilirne uno nuovo. Compiere il sacerdozio levitico e aronico. Non dimentichiamo che fino a quel giorno, quando Gesù è morto nel Tempio, si offrivano sacrifici di animali. Ma nel momento in cui il sangue di Cristo è stato offerto, non c'era più bisogno e Dio non gradiva più i sacrifici degli animali, perché il sangue di suo figlio era stato sparso per la remissione dei peccati di tutti gli uomini. Ora andiamo a vedere quello che dice l'Epistola agli Ebrei, capitolo 8, verso 6. Questa è l'ultima epistola che è stata scritta agli Ebrei, per fargli capire che c'è stata una transizione di patto, si è passati dall'antico al nuovo patto. E guardate cosa dice: ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente, in quanto egli è mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse. Poiché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non sarebbe stato necessario. Ognuno dica necessario. Il titolo del messaggio di oggi è la necessità di un nuovo patto. Allora, questa scrittura dice chiaramente che il primo patto, e si intende il patto mosaico, perché in totale Dio ha fatto 8 patti nella scrittura, dice che questo primo patto aveva difetti. Qual è stato il difetto del patto mosaico? Che non è riuscito a rimuovere la natura di peccato né a lavare i peccati, perché venivano solo coperti e le persone rimanevano con la coscienza di peccato, tanto che ogni anno si faceva la festa di Yom Kippur, dove il sommo sacerdote doveva spruzzare il sangue e fare l'espiazione nazionale per il popolo di Israele. Perché per quanto riguarda i peccati personali, ognuno poteva andare nel Tempio e offrire il sacrificio per il proprio peccato per essere perdonato. Ma nel giorno di Yom Kippur era tutta la nazione di Israele, con cui Dio aveva contratto il patto attraverso Mosè, che doveva ricevere l'espiazione dei peccati commessi nell'anno precedente. Questo avveniva una volta l'anno.
e il sommo sacerdote spargeva il sangue nel propiziatorio. E una nota: quando Gesù è venuto sulla terra, nel Tempio non c'era propiziatorio perché non c'era l'arca. Quindi questo dimostrava che la propiziazione dei nostri peccati era presente, e poi lui è stato, Giovanni lo chiama nelle sue epistole, la propiziazione per i nostri peccati. Quindi qual era il difetto? Qual era l'intenzione originale di Dio? Quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato per avere una relazione faccia a faccia con lui, una relazione d'amore. Voi ricordate che quando Dio crea l'uomo, cosa fa? Lo prende, lo fa con la polvere della terra, il corpo, e poi soffia nelle narici il suo spirito. E quando soffia lo spirito, l'uomo diventa un'anima vivente. Quindi quando l'uomo divenne un'anima vivente, la prima cosa che ha visto è la faccia di Dio che stava soffiando. Questo significa che Dio ha creato l'uomo per una relazione faccia a faccia con lui. Questa è l'intenzione originale di Dio. E voglio che tu lo sappia e che tu lo dica: Dio mi ha creato per avere una relazione faccia a faccia con Lui. Questo patto non è riuscito a realizzare l'intenzione originale di Dio, perché i peccati venivano coperti, non venivano lavati e la natura di peccato rimaneva nelle persone. Quindi Dio deve fare qualcosa che va a realizzare la sua intenzione originale, perché subito dopo la caduta c'è la profezia di Genesi 3:15, dove il Signore annuncia una totale e completa redenzione che non si è realizzata sotto il patto mosaico. Ora guardate, dice: se fosse stato senza difetto non sarebbe stato necessario stabilirne un altro di patto. Cioè, se il patto mosaico avesse realizzato l'intenzione originale di Dio, non c'era bisogno di un altro patto, avrebbe risolto il problema per sempre e tutto sarebbe stato risolto, ma non l'ha risolto. Quindi che cosa è successo? Dio fa un patto, loro sono rimasti infedeli, perché il patto mosaico è un patto condizionato dalla loro ubbidienza. Non è un patto incondizionato come quello di Abramo e non è un patto incondizionato come il nostro patto, la nuova ed eterna alleanza. E dice: ecco, vengono i giorni che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto, non come il patto che fece con i loro padri nel giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, perché essi non sono rimasti fedeli al mio patto. Notate perché Dio deve fare un patto, perché cosa si è dimostrato? Che il popolo di Israele con cui lui ha fatto il patto non sono stati fedeli al patto, non hanno rispettato quello che avevano detto. Loro avevano detto: noi ubbidiremo a tutto quello che Dio dirà. E quindi lui dice: io li ho rigettati, dice il Signore. Quindi il patto ha dimostrato la loro infedeltà. E Dio ha detto: non ha funzionato, non siete stati fedeli. Quindi devo fare un nuovo patto, una nuova ed eterna alleanza. Questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Allora l'intenzione originale è sempre quella, la relazione: sarò il loro Dio, essi saranno il mio popolo. Ma la legge mosaica non è stata scritta nel cuore, è stata scritta su tavole di pietra, non è stata scritta nella mente, è stata scritta sui rotoli. Quindi era esteriore all'uomo. Cosa vuole fare Dio? Vuole interiorizzare la sua legge, metterla dentro ogni persona. Non deve essere qualcosa scritto su tavole di pietra, ma scritta nel cuore stesso delle persone. Quindi Dio dice: farò un nuovo patto. In questo patto, basato su qualcosa diverso, migliore, un patto incondizionato, difatti vedete cosa fa? È lui che lo fa, che mette la sua legge, la scrive dentro di noi, mette la sua parola nella nostra mente, nel nostro cuore. Lo dice che lo fa lui, non lo facciamo noi. Questa è la nuova ed eterna alleanza che Gesù ha stabilito con noi.
Quindi questo sarà il patto, dice il Signore: essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. E la sua legge dimora dentro di noi, non è scritta fuori di noi, è interiorizzata dentro di noi per mezzo della nuova nascita e dello Spirito Santo. Ora, questo è molto importante. Guardate, Mosè, quando fece il patto, lo fece col sangue di animali. E tutto il popolo ha ricevuto questo patto e ha dichiarato questo patto. Guardiamo Esodo 24, verso 8. Mosè prese quindi il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi secondo tutte queste parole. Quindi il sangue del patto era un sangue di animali, Mosè lo prese e lo spruzzò sul popolo e il popolo accettò dicendo: noi ubbidiremo tutte le cose che il Signore ci dirà. Poi abbiamo visto che Dio li rimprovera perché non sono stati fedeli. Allora, che cosa succede? Che intanto dobbiamo capire che questo patto era condizionato, quindi, mentre il patto con Abramo, come abbiamo parlato domenica scorsa, è il nuovo patto, la nuova ed eterna alleanza, è un patto incondizionato. Il patto mosaico è un patto perpetuo, ma non è eterno. Dio mai ha detto che questo è un patto eterno, mentre la nuova ed eterna alleanza è eterna, mentre il patto con Abramo è eterno. Quindi c'è questa differenza di qualcosa che doveva essere, che già si sapeva fin dall'inizio, quando è sorto, che avrebbe avuto una data di scadenza. E la data di scadenza è stata quando Gesù è morto sulla croce e ha dichiarato: tetelestai, è compiuto, questo patto è compiuto, è finito, è terminato, ora ci sarà una nuova ed eterna alleanza. Quindi andiamo a vedere che appunto nella crocifissione dobbiamo stare molto attenti a una cosa. Quando Gesù è stato crocifisso, ha chiuso il vecchio patto e non poteva iniziare il nuovo se non chiudeva il vecchio, perché non ci potevano essere due patti in contraddizione, con due sacerdozi in contraddizione. Perché nel momento in cui Gesù conclude il patto e risuscita, il sacerdozio è cambiato, non è più sacerdozio levitico e aronico, ma è il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. E non ci potevano essere due sacerdozi in vigore contemporaneamente. Si doveva chiudere il primo e aprire il secondo sacerdozio. Allora, andiamo a vedere alcune differenze fondamentali tra l'antico patto e il nuovo patto. L'antico patto era solo per una nazione, Israele. Il nuovo patto è per tutti gli uomini. Gesù ha ordinato di predicare il Vangelo a ogni creatura. L'antico patto era solo per la nazione di Israele. Se tu non eri ebreo non avevi diritti di patto, non potevi entrare in quel patto. E poi l'unico posto dove Dio aveva il luogo della sua dimora era il tempio o il tabernacolo. Nel nuovo patto Dio non ha una dimora fisica stabile in un luogo. Dio abita nel cuore dei figli attraverso il fatto che siamo nati di nuovo e siamo diventati il tempio dello Spirito Santo, e lo Spirito di Dio abita in noi. Ora, questo è molto interessante, perché questa rivelazione teologica Gesù l'ha dato a una casalinga, a una samaritana. Andiamo a vedere il dialogo tra Gesù e la samaritana, perché la samaritana adoravano loro sul monte Gerizim e i giudei adoravano a Gerusalemme. Così lei vuole sapere, visto che Gesù è un profeta che gli ha rivelato il suo passato, lei dice: me la vuoi dare una spiegazione? Dove dobbiamo adorare? Sul monte Gerizim, perché i nostri padri dicono che bisogna adorare sul monte Gerizim, ma i giudei dicono che bisogna adorare a Gerusalemme. E Gesù parla a lei della transizione più grande tra antico e nuovo. Nel luogo antico Dio aveva detto: offrirete i sacrifici nel luogo che io vi dirò, ma nel nuovo non c'è luogo. Il luogo siamo noi, siamo diventati noi il luogo dove Dio dimora. E quindi guardate cosa dice Gesù alla samaritana: l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il... Ascoltate, guardate il cambio che c'è. Nell'antico patto erano figli o erano servi?
ma nel nuovo sono figli che adorano il Padre. Quindi significa siamo nati di nuovo, siamo diventati figli. A tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma l'antico patto garantiva di far essere figli? No, massimo servi. Mosè chiamato servo dell'Eterno. Adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Padre richiede adoratori. Perché? Perché gli adoratori sono gli unici che possono avere una relazione con Lui. I veri adoratori sono persone che hanno una relazione intima e personale con Dio che coincide con l'intenzione originale di Dio. Il Padre non richiede lavoratori, richiede adoratori. E i migliori lavoratori sono gli adoratori, perché lo fanno con la motivazione giusta, perché hanno una relazione personale con Dio. Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gesù dice alla Samaritana: la salvezza viene dai giudei, ma stiamo andando in una transizione dove Dio non viene più adorato in un luogo. Dio è spirito, qualsiasi luogo è buono perché si adora in spirito e verità. Questa è una transizione tra l'antico e il nuovo. Tu se parlavi a un ebreo e gli dicevi dov'era il posto dove Dio si manifestava, loro ti dicevano: nel luogo santissimo c'è la gloria, c'è la Shekinah, proprio là, lì Dio dimora nel luogo santissimo. Ma se tu parli a un credente del Nuovo Testamento, lui ti può dire benissimo: Dio dimora dentro di me, perché io sono il Tempio dello Spirito Santo. Questo non era possibile nell'antico patto, quindi c'è stata la necessità di questo nuovo patto perché si potesse realizzare il piano di Dio nella vita delle persone. Ora anche c'è una differenza, vedete, nell'Antico Testamento riguardo alla persona dello Spirito Santo solo tre categorie di persone potevano ricevere l'unzione dello Spirito: erano il re, erano i profeti ed erano i sacerdoti. Però vi dico una cosa, l'unzione dello Spirito non era perpetua sulla loro vita, era solo per adempiere un servizio. Ma così come la ricevevano, la potevano perdere. Vi ricordate nel Salmo 51, dopo che Davide pecca, cosa dice? Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo Spirito tuo Santo. Una preghiera di questo genere la possiamo fare nel Nuovo Testamento? No, perché lo Spirito Santo rimane con noi in perpetuo. Ma nell'Antico Testamento Davide, dopo che pecca, ha paura di essere rigettato dalla presenza e che Dio gli toglie l'unzione dello Spirito Santo. Ma anche Saul, vi ricordate che Saul comincia bene, è unto dal profeta Samuele e lui vince un sacco di battaglie, però poi Saul comincia a ribellarsi a Dio, a fare a modo suo, e dice che lo Spirito dell'Eterno lo abbandonò e un cattivo spirito cominciò a tormentarlo. Quindi nell'antico patto lo Spirito Santo non rimaneva in perpetuo con le persone, lo Spirito Santo li ungeva e rimaneva con loro se erano ubbidienti, ma se erano disubbidienti e ribelli li poteva abbandonare, cosa che non avviene oggi nella nuova ed eterna alleanza. Lo Spirito Santo rimane con noi per sempre. Andiamolo a vedere in Giovanni 14 verso 16, quando Gesù sta parlando ai suoi discepoli: ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un allos paracletos, un altro consolatore, che rimanga con voi per... era garantito nell'antico patto, rimanga con voi per sempre. Dio aveva detto: se voi mi abbandonate io vi abbandonerò, ma nel nuovo patto io non ti lascerò e non ti abbandonerò, perché lui rimane con noi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi, sta parlando con i suoi discepoli, quindi loro hanno lo Spirito con loro, ma non hanno lo Spirito in loro. Ma a Pentecoste lui dice: dimora con voi e sarà in voi. Questa è un'assoluta novità, impossibile nell'antico patto. Lo Spirito Santo dentro non era possibile senza la nuova nascita, e la nuova nascita non è possibile senza il sacrificio della croce.
Se un uomo non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio e non può entrare nel regno di Dio. Quindi Gesù annuncia quello che deve succedere a Pentecoste, perché poi a Pentecoste vediamo che lo Spirito Santo scende e battezza la Chiesa, e da quel momento la presenza di Dio non è più nel tempio fisico, è nel popolo di Dio, nella Chiesa, che è divenuta il tempio dello Spirito Santo, e lo Spirito di Dio abita in noi. Questo non era possibile nell'antico patto, che era condizionato dalla loro ubbidienza, mentre qui è condizionato dalla parola che Gesù ha detto. Ora guardate, vi faccio vedere degli esempi. Non erano le persone che decidevano di essere unte, era Dio che decideva chi ungere. Se andiamo a vedere nel libro dei Numeri, a un certo punto Mosè porta il peso di tutta la nazione da solo e il popolo è molto grande. Andiamo a vedere nel libro dei Numeri 11 verso 16. Mosè è stanco di tutto quello che sta succedendo nella sua vita, tutti mormorano, sapete, avere a che fare con le persone è sempre dura. Allora l'Eterno disse a Mosè: radunami 70 uomini degli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come suoi funzionari, conducili alla tenda di convegno e là rimangano con te. Io scenderò e là parlerò con te, prenderò quindi dello spirito che è su di te. Dov'era lo spirito? Era dentro o era sopra Mosè? Su di te, lo metterò su di loro. Quindi era unzione per un servizio, perché portino con te il peso del popolo e tu non lo porti da solo. Quindi vengono unti questi 70 per adempiere un servizio ed essere di aiuto a Mosè. Non era dentro di loro lo spirito, era sopra di loro. Nel nuovo patto è dentro di noi. Gesù ha detto: è con voi, sarà in voi. Questo è totale novità nel nuovo patto. Non si poteva avere se non entrava in vigore il nuovo patto. E che cosa è successo? Che Mosè dichiara davanti a Dio chi sono i 70. E Dio che gli dice: scegli 70, tu li conosci. Ma due si presentano solo 68, due non ci sono, Eldad e Medad sono fuori dal campo quando succede questo. Però nonostante che non sono presenti, ricevono l'unzione e cominciano a profetizzare fuori dal campo. E qualcuno dice a Mosè: ah, ma questi stanno profetizzando ma non sono qui con noi, che dobbiamo fare, li dobbiamo fermare? E Mosè dice: ma siete diventati gelosi di me? Magari profetizzassero tutti, perché quando uno profetizza sparra. Guardiamo il verso Numeri 11:29. Mosè dice: se parli sospinto dallo spirito non è un problema, il problema è quando non parli spinto dallo spirito. Ma Mosè gli rispose: sei forse geloso per me? Pensi che io temo la concorrenza se altri profetizzano? O fossero tutti profeti nel popolo dell'Eterno e volesse l'Eterno mettere il suo spirito su di loro? Quindi Mosè cosa sta profetizzando? Che lui desidererebbe che tutte le persone fossero unte, ma era un desiderio, perché nell'antico patto solo re, profeti, sacerdoti e persone che Dio aveva scelto venivano unte. Mosè dice: magari questo possa succedere, ed è successo, perché nel Nuovo Testamento dice: colui che ci ha unti è Dio. Noi siamo stati unti. La parola cristiano viene da Cristo, e Cristo significa unto. Cristiano dovremmo dire untiano, uno che è stato unto. Noi siamo stati unti perché siamo in Cristo, e Cristo significa unto. Quindi noi siamo nell'unzione, nel nuovo patto noi siamo nell'unzione, ma non abbiamo solo l'unzione sopra di noi, abbiamo la dimora dello Spirito dentro di noi. Ora state attenti a questo. La dimora è per avere comunione, l'unzione è per esercitare un servizio. Tu abiti con le persone con cui hai comunione. Ogni marito abita con la moglie perché ha un patto e abitano insieme. Poi marito può andare fuori a lavorare. Lui dimora con la persona con cui ha un patto, ma nello stesso tempo esce per andare a provvedere. Allora, per fare un servizio spirituale hai bisogno dell'unzione, ma per avere comunione hai bisogno della dimora. Lo Spirito Santo non è fuori di noi, è dentro di noi. Questo è quello che ci ha dato il patto.
Senza il nuovo patto noi non potremmo avere questo privilegio meraviglioso. Ora guardate, Dio ha promesso che nel nuovo patto ci sono migliori promesse. Nell'antico patto le promesse erano tutte condizionate. Se voi siete ubbidienti e fedeli, i vostri nemici saranno sconfitti, ma se voi siete disubbidienti, i vostri nemici vi sconfiggeranno. E troviamo tutta la storia di Israele così: ci sono benedizioni, ci sono maledizioni, ci sono benedizioni se ubbidisci, ci sono maledizioni se disubbidisci. Ma la nuova ed eterna alleanza è un patto incondizionato, dove voi non trovate tutte queste cose, è totalmente nuovo ed è totalmente cambiato. Quindi noi ritorniamo a Geremia 31, 31-34, perché c'è anche in Ezechiele che si parla di questo, ne parleremo in un'altra occasione. Ma perché mi piace scegliere Geremia? Perché intanto l'Epistola agli Ebrei riporta Geremia, quello che abbiamo detto all'inizio, ma poi perché Geremia è l'unico che lo cita nuovo patto, lo chiama nuovo patto. Verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto, ognuno dica nuovo patto, con la casa di Israele e la casa di Giuda, non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Cioè non è un patto condizionato, è un patto incondizionato, non è della stessa categoria di quel patto, è un nuovo tipo di patto. E dice così: perché essi violarono il mio patto, benché io fossi il loro Signore, dice l'Eterno. Quindi perché vuole fare un nuovo patto? Perché li rimprovera per la loro infedeltà, hanno violato il patto, hanno disubbidito al patto, hanno fallito, hanno detto che avrebbero ubbidito e non hanno ubbidito. Si sono dimostrati infedeli. E siccome era un patto condizionato, l'infedeltà ha rotto il patto. È come in un matrimonio. I due si promettono fedeltà. Poi, se c'è il tradimento e l'adulterio, l'infedeltà rompe il patto. Sì, si possono riconciliare, rifare un altro patto, ma intanto quel patto di fedeltà che si sono promessi è stato rotto per l'infedeltà. E il patto si può considerare chiuso, perché l'altro può dire: no, ti perdono, ma non posso più stare con te. E Dio ha detto: io ero il loro Signore, però loro hanno rotto il patto che avevano fatto con me. Mi avevano promesso che avrebbero ubbidito e non l'hanno fatto. Quindi io devo fare un nuovo patto. Per questo, ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente, la scriverò sul loro cuore, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ebrei 8:6 ripete esattamente questo. In questo patto chi è che agisce? Noi siamo soli beneficiari, perché Dio ha detto che mette la sua legge nella nostra mente e la scrive nel nostro cuore. Qual è la nostra parte? Noi siamo i beneficiari, è lui che scrive, è lui che mette. Non sei tu che fai qualcosa, sei tu che benefici di qualcosa attraverso il sacrificio che Gesù ha compiuto per noi. E sarò così il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ora, non insegneranno più ciascuno al proprio vicino né ciascuno al proprio fratello dicendo: conoscete l'Eterno. Ora fermatevi qua. Ora, questo non esclude che Dio ha stabilito nella Chiesa i dottori che insegnano la parola. Sta parlando del fatto che la testimonianza che tu sei figlio non la puoi avere perché te lo dice un altro, ma perché tu hai fatto un'esperienza personale con lui. Tu non sei salvato perché un altro ti ha detto che sei salvato, tu sei salvato perché lo Spirito Santo testimonia dentro di te che sei figlio di Dio. Quindi non lo sai per una fonte esteriore, lo sai per una fonte interiore, perché se dice: non insegneranno più ciascuno il proprio vicino a ciascuno il profeta fratello dicendo: conoscete l'Eterno, perché hai fatto un'esperienza personale, lo conosci, non perché qualcun altro te lo dice. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno. Chi lo dice che i bambini non possono fare un'esperienza personale con Dio? Gesù disse: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, perché di essi è il regno dei cieli. Dal più piccolo al più grande.
poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Dio soffre forse di memoria corta? O è perché li ha lavati per sempre e per lui ci tratta come se non avessimo mai peccato? Dillo, Dio mi tratta come se io non avessi mai peccato. Questo è il dono della giustizia che Dio ci ha dato in Cristo Gesù. Questa è la nuova ed eterna alleanza. Lasciatemi dire qualcosa. Nel nostro mondo, e non lo dico per critica, ma perché ne abbiamo sofferto le conseguenze di questi falsi insegnamenti. Molti predicano che siamo peccatori. E la domanda che io mi faccio è: se siamo rimasti peccatori dopo che abbiamo conosciuto Cristo, da che cosa siamo stati salvati? Allora siamo nell'antico patto. Perché il nuovo patto ha rimosso il peccato e la natura di peccato. Tu non puoi avere lo Spirito Santo dentro di te ed essere un peccatore, perché lo Spirito Santo non può avere comunione con la natura di peccato. Quando vi predicano che noi siamo rimasti peccatori, dichiarategli che abbiamo cambiato patto, che siamo in un nuovo patto, non siamo nell'antico patto. L'antico patto lasciava le persone peccatori e il massimo che poteva provvedere è che diventavano servi dell'Eterno, ma il nuovo patto ci ha fatto figli, abbiamo recuperato l'immagine di Dio e stiamo lavorando per avere la sua somiglianza. Ma se uno ha ricevuto Cristo, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, e Dio figli peccatori non ne ha. Perché dico questo? Perché si è fatta mescolanza tra antico e nuovo. Perché molti leggono l'antico e pensano che è riferito ai gentili. Vi dico una cosa, noi gentili non c'entriamo niente col patto mosaico. Mai siamo stati coinvolti nel patto mosaico. Dio il patto mosaico lo ha fatto solo con gli ebrei. Se un gentile voleva entrare, doveva farsi circoncidere e rispettare la legge mosaica. Doveva essere un proselito, ma come gentile non aveva nessun diritto. La legge non è stata data ai gentili, è stata data agli ebrei. L'unico popolo con cui Dio aveva fatto un patto era quello. Noi eravamo estranei ai patti della promessa. Estranei, non ci entravamo. Eravamo senza Dio e senza speranza nel mondo. Ma nella nuova ed eterna alleanza noi siamo stati inglobati. Gesù ha detto: predicate l'Evangelo a ogni... Quindi non è più limitato a Israele, è per ogni creatura che ha diritto di conoscere il messaggio del Vangelo, la nuova ed eterna alleanza. Ora, cari, questo è così importante che lo afferriamo, perché c'è questa confusione di base. Se alle persone gli predichi che ancora sono peccatori, diventerà una scusa quando peccano. E che ci possiamo fare? Siamo tutti peccatori. Non è vero, non siamo più peccatori. Siamo figli. Siamo figli di Dio, lavati col sangue di Gesù, con una nuova natura, e abbiamo la dimora dello Spirito Santo dentro di noi. Quindi guardate, tre cose fondamentali. Quando noi diciamo migliori promesse, quali sono le migliori promesse? Sono qua, riportate qui, in Geremia 31, le migliori promesse. Poi meriteranno un approfondimento. La legge da esteriore diventa interiore. Quando tu ricevi Gesù, tu è come se ti fanno un trapianto della Bibbia dentro di te. E sapete quante persone hanno citato versi della Bibbia senza mai averla letta? Gli è successo, perché Dio mette la sua parola, la scrive dentro, e loro leggono da dentro. La seconda cosa, la fonte di apprendimento dell'esperienza personale con Dio non è esteriore. Tu non puoi avere la certezza della tua salvezza perché un altro te lo dice. Tu hai la certezza della salvezza perché hai la testimonianza dello Spirito Santo dentro di te. La fonte di conoscenza non è esteriore, è interiore. Lo Spirito di Dio testimonia al tuo spirito che noi siamo figli di Dio. Se tu sei figlio di Dio, lo sai.
E lo sai non perché te lo dice un altro, ma lo sai perché lo Spirito Santo stesso testimonia dentro di te. E la terza cosa, non mi ricorderò più dei loro peccati. Cosa faceva l'antico patto? Copriva i peccati. Il sangue li copriva, non li lavava. Quindi una cosa coperta prima o poi può essere scoperta. E la coscienza di peccato rimaneva nella vita delle persone, tanto è vero che ogni anno si perpetuava l'offerta per l'espiazione dei peccati, quindi le persone vivevano sempre con una coscienza di peccato. Ora stiamo attenti, cari, dobbiamo permettere allo Spirito di Dio che il nemico non ci rubi la complicità e l'intimità con Dio, perché il nemico è sempre l'accusatore dei fratelli per fare sentire sempre in colpa le persone. Quanti di voi avete avuto problemi con la colpa? E di non entrare mai in quella complicità e approvazione divina. Ma questa è l'intenzione originale di Dio. Dio vuole avere una relazione d'amore con te. Dio ti ha creato per una relazione d'amore. Il Vangelo comincia: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Dio vuole una relazione d'amore per ognuno di noi. Tu sei nato per avere una relazione d'amore con Dio. Voglio che tu lo dici: io sono nato per essere amato, per avere una relazione d'amore con Dio. Se manchiamo questo, non abbiamo capito il messaggio del Vangelo. L'insegnamento ne abbiamo bisogno per rinnovare la mente, ma la certezza della vita eterna non ti viene da fuori, ti viene da dentro. Nessuno te lo deve dire, lo sai, perché sai che Dio ti ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha fatto nascere di nuovo, ti ha inserito in un patto eterno e che appartiene al corpo di Cristo e che sei riempito di Spirito Santo. E ascoltatemi, lo Spirito Santo è il sigillo della nostra redenzione. Ognuno dica sigillo. Quanti di voi avete mai visto sigillare animali che i proprietari, con qualcosa fatto a fuoco, mettono le iniziali, ad esempio nelle mucche, come timbro di proprietà? E la domanda che io ti faccio, si può togliere poi quel sigillo da quell'animale? Rimane per sempre, finché l'animale è vivo, il sigillo rimane, non si può eliminare. Ora ascoltate, lo Spirito Santo ci ha sigillati per il giorno della redenzione. In altri termini, ti ha scritto nell'elenco di tutti quelli che avremo un corpo incorruttibile e immortale. In altri termini ha detto: Dio ha iniziato in questa persona l'opera nuova e la porterà a compimento. In altri termini ti dà la sicurezza che quello che Dio ha iniziato nel tuo spirito lo compirà anche nel tuo corpo, perché risusciterai con un corpo incorruttibile e immortale. È un sigillo indelebile. Sapete chi lo vede il sigillo? I demoni. Loro se ne accorgono subito che sei figlio di Dio e dicono: allontanamene, capi che ci sono chiedi che ne mettono KO, perché sanno che tu appartieni al Signore, che tu hai autorità su di loro, che tu sei entrato in una nuova ed eterna alleanza. Ora lasciatemi concludere con qualche altro verso. Gesù compie il sacerdozio levitico e inaugura il nuovo sacerdozio, muore come agnello e risuscita come sommo sacerdote. Andiamo a vedere la scrittura di Ebrei, capitolo 7, verso 11. Se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, cosa abbiamo detto? Che c'era difetto. Perché sotto quello fu data la legge di Mosè al popolo, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non designato invece secondo l'ordine di Aronne? Qualcuno di voi mi sa dire che per essere sacerdote dell'ordine di Aronne, di quale tribù dovevano essere? Leviti, della tribù di Levi. Ma Gesù da quale tribù viene? Dalla tribù di Giuda. Quindi lui non poteva essere un sacerdote levitico, perché è nato nella tribù di Giuda. Quando noi cantiamo il leone della tribù di... Il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec non ha niente a che vedere con il sacerdozio levitico aronico. E dice qui,
Se quello avesse funzionato, che bisogno c'era di un altro sacerdozio? Ora ascoltate, il primo sacerdote nella Bibbia è Dio. Perché quando Adamo pecca, si fa delle foglie di fico per rivestire la nudità. Ma le foglie di fico, come sapete, sono molto pruriginose. Cioè, detto in siciliano, un manciaciume. In altri termini, l'uomo non ha risolto il problema, ha sentito la colpa, ma la soluzione che si è cercata è una soluzione che era fasulla. E Dio cosa ha detto? Li rivestì di pelli. Ma per avere una pelle hai fatto la pelle a qualcuno. Significa che Dio ha dovuto fare un sacrificio. E il primo a fare un sacrificio per rivestire Adamo ed Eva è stato Dio stesso. Ma il secondo sacerdozio che voi incontrate nella Bibbia è Melchisedec, che incontra Abramo. È l'unico sacerdozio dove c'è giuramento. Dio mai ha giurato che Aronne sarebbe stato sacerdote per sempre, non l'ha mai fatto. Ma con Melchisedec, Salmo 110, cosa ha detto? L'Eterno l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi noi siamo entrati in un patto eterno. E guardate cosa dice, infatti se viene cambiato il sacerdozio, può Dio cambiare il sacerdozio se non compie il primo patto? Gesù con Tetelestai compie il primo patto, dopodiché muore, risorge e stabilisce il nuovo patto nel suo sangue, e quando ha stabilito il nuovo patto nel suo sangue, cambiato il sacerdozio che non è più levitico e aronico, Dio non accetta più sangue di animali, ma ha accettato il sangue del suo figliolo Gesù Cristo, che è stato portato nel tabernacolo dei cieli e ha pagato l'eterna redenzione per noi, avviene necessariamente un cambiamento di... Siamo sotto la legge di Mosè? O c'è stato un cambiamento di legge se c'è stato un cambiamento di sacerdozio? La legge era per il sacerdozio levitico-aronico, ma in Cristo c'è una nuova legge che è scritta dentro, non è scritta fuori, ed è la legge dell'amore. Da questo vi riconosceranno tutti che siete miei discepoli, perché avete amore gli uni per gli altri. Lasciatemi concludere con un altro verso. E sarebbe molto interessante andare a studiare 2 Corinzi capitolo 3, perché Paolo è lì che parla delle tavole di pietra e quello che è stato scritto nei cuori, e lo spiega. E dice così: il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto. Siamo stati fatti, oltre che abbiamo ricevuto il ministero della riconciliazione, sì o no? Non della lettera, non è esteriore, ma dello spirito. Perché la lettera ti dimostra che sei mancante, la legge ti dimostra che sei trasgressore, ti fa vedere che sei con una natura di peccato. Ma lo spirito cosa ha fatto? Ti ha fatto nascere di nuovo ed è venuto a dimorare dentro di te. Lo spirito dà vita, vita eterna, e la parola usata è Zoe, che significa lo stesso livello di vita di Dio. Quindi noi non siamo più sotto la legge mosaica, la legge è cambiata, siamo nella nuova ed eterna alleanza che ci ha reso figli e ci ha riportato all'intenzione originale di Dio di avere una relazione personale di amore con ognuno dei suoi figli, e gli diamo tutta la gloria, tutto l'onore, tutto il ringraziamento e tutta l'adorazione nel nome di Gesù. Amen e amen. Quanto vorrei che tutti noi possiamo recepire questo messaggio di sapere che sei nato per amore e che Dio ti ha creato perché tu possa avere una relazione personale d'amore con Lui. Questo deve entrare nella nostra vita.
perché ci vuole tempo prima che noi realizziamo queste cose. Però se non ti danno l'insegnamento giusto è difficile che lo afferri, perché la religione normalmente fa sentire le persone colpevoli, ma la grazia fa sentire le persone amate, la grazia fa sentire le persone accettate, la grazia fa sentire le persone perdonate, la grazia fa sentire le persone per come Dio li vede, come figli amati con cui vuole condividere l'eternità. Lasciatemi dire una cosa: quando Dio ha progettato l'eternità, non l'ha voluta senza di te. Ha detto: non passerò l'eternità senza di loro. Dillo: Dio nell'eternità l'ha progettata per avermi, e ha fatto pazzie mandando Gesù a morire sulla croce perché tu potessi appartenergli eternamente. Questo è l'amore eterno di Dio per ognuno di noi, e questa è la grazia immeritata che noi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. Dio nell'eternità ha pensato a te e non vuole passare l'eternità senza di te. E gli facciamo un applauso di gratitudine. Vogliamo alzarci, cari, nella presenza del Signore. Alleluia. Capite che il diavolo questo tipo di messaggio non vuole che lo predichiamo, ma noi lo predichiamo a voce alta, perché questa è la verità che rende liberi. Questa è la parola di Dio che rende le persone liberi, che li toglie dalla schiavitù del peccato e della morte e produce la libertà di una relazione d'amore con Dio e una certezza di sapere che tu sei nato per essere amato e tu sei nato per amare, per esprimere questo grande Dio di amore che ci ha tanto amato, che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E lo predicheremo a voce alta dovunque. So che i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su. E sei sensibile al mio grido che sale fino a te. Posso anche piangere, ma la mia gioia verrà al mattino. Sei qui vicino, non sei lontano, non cambi mai, tu sei fedele a me, Dio di alleanza, Dio di promesse. Tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. So che i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su me, e sei sensibile. Sei sensibile al mio grido che sale fino a te. Posso anche piangere, ma la mia gioia verrà al mattino.
potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. Dio di alleanza, Dio di alleanza, Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. Posso affrontare tutto, io so chi lotta per me, i tuoi piani non saranno mai cambiati. Speranza è Lui, nel grande io sono, i miei occhi vedranno l'impossibile succedere. Il Dio di alleanza, Dio di promesse, Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. Dio di alleanza, Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. Alleluia. Voglio che alziamo le mani davanti alla sua presenza. Voglio che preghi nello spirito. Prenditi un tempo per pregare nello spirito. Perché la nuova ed eterna alleanza ha prodotto questo. Siamo diventati il tempio dello Spirito Santo. E lo Spirito di Dio abita in noi, così goditi la presenza dello Spirito Santo. E prega in altre lingue, che lo stesso Spirito Santo che dimora dentro di te ti ispira per darti la certezza, la sicurezza. Da questo sappiamo che gli apparteniamo, dallo Spirito che Egli ci ha dato. C'è il sigillo di appartenenza. Rabashaka Rabassanda Ramadagisa. Lode, lode a te, Reshekere Bassanda.
potresti dire: come faccio a entrare in questo patto? La parola di Dio dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. La parola di Dio dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Tu ci entri per grazia mediante la fede, ricevendo quel sacrificio sostitutivo che Gesù ha compiuto per te. E quindi questa mattina io ti voglio dare una grande opportunità di poter invocare il Signore per la tua salvezza. Come hai ascoltato, la salvezza non te la può garantire nessuno. Tu non sei salvato perché qualcuno te lo dice, ma perché hai fatto un'esperienza personale col Signore. È lo Spirito Santo che attesta nel nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Noi ti possiamo insegnare come fare, ma poi è una relazione personale tra te e Dio. E quindi io voglio chiedere stamattina: quante persone ci sono qui che vogliono dire a Gesù: io voglio entrare in questo patto eterno, in questa nuova ed eterna alleanza? Se tu hai questo desiderio nel tuo cuore, dove ti trovi, alza la tua mano. Dio ti benedica, Dio benedica queste mani alzate. Vi chiedo un favore: venite un attimo qua davanti, facciamo la preghiera di salvezza. Solo il sangue di Gesù può lavare i peccati e rimuovere la natura di peccato. Il sangue degli animali non ci è riuscito. Quelli che volete fare la preghiera di salvezza, per favore uscite dal vostro posto, venite rapidamente qua davanti. La faremo anche insieme a quelli che sono collegati con i social, e vogliamo pregare insieme, non vogliamo imbarazzare nessuno. Venite, venite, incoraggiamo le persone, capite che c'è un'emozione. Venite, venite, venite. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Ci sono altri, venite. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Tu sei nato per conoscere Dio, e se non conosciamo Dio siamo fuori ordine. Dio ti ama e vuole avere una relazione personale con te. Ci sono altri, ci sono altri. Aspettiamo qualche momento perché ci sono altri che devono venire. Alleluia. Aspettiamo che arrivano, aspettiamo che arrivano. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Noi non vi stiamo presentando una religione, vi stiamo presentando Gesù. È un rapporto personale con Lui. La religione non basta, gli ebrei ce l'avevano, non è bastata. Gesù è dovuto morire sulla croce per noi. Questa dimostrazione che la religione non salva, è Gesù che salva. È Lui che è morto sulla croce per noi. Alleluia. C'è qualcuno che si sente troppo in colpa e dice: non sono degno di ricevere Gesù. No, Gesù è morto anche per te. Esci dal tuo posto e vieni. Esci dal tuo posto e vieni. Gesù ama anche te. Io sono stato salvato con un messaggio molto semplice: Gesù ti ama. E ci ho creduto. Mi è venuto difficile crederci perché dicevo: ma come fa ad amare uno come me così imperfetto? E lui è venuto per salvare i peccatori. Non è venuto per salvare i perfetti, è venuto per salvare i peccatori. Quindi peccatore significa un trasgressore, uno che fa tutto l'opposto di quello che dovrebbe fare. Però lui ci ama e ci cambia, ci trasforma. Ora la Chiesa vi chiedo di alzare le mani verso di loro in segno di benedizione. E tutti quanti insieme a voce alta ripetete dietro a me questa preghiera, che è la preghiera di salvezza, dove voi dichiarate che volete Gesù come Signore della vostra vita. A voce alta dichiarate insieme a me: Signore, vengo davanti a te, e questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato
per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia, e con la mia bocca confesso te, Gesù, come Signore della mia vita, e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato. Ditelo forte alla Chiesa: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. Alleluia! Grazie Gesù.